Ciao amici del canale. Il Mavic 3 ormai Osita ci ha riempito delle immagini e io non ho potuto fare a meno di guardarlo e di osservarlo. Vediamo insieme com'è fatto. Eccoci qui, io tralascerò, insomma, non potevo esimermi dall'osservare pure io questo nuovo drone. Tralasciamo il reparto fotografico perché sicuramente ne parleranno altri, così come anche il FlyUp, ne parlerà Simone, Vince, Andrea e Stefano. Quindi tralascio tutta questa parte perché voglio che il nostro canale rimanga prettamente tecnico. Dal punto di vista del volo, dal punto di vista delle antenne e dei sensori che ci sono sopra. Quindi vado un attimo a braccio e guarderò insieme a voi le foto che ci ha mandato Osita e cerco un attimo di capire quali sono le novità che possono interessarci. Oh, ed eccola qua. Questa è la prima fotografia reale del Mavic 3 che Osita ha fatto vedere ieri, se non sbaglio. La prima cosa che ho notato è stata questa apertura in alto, questa apertura che servirà sicuramente per far entrare l'aria. Questo significa che a differenza di come è successo per il DJI Air 2 ed Air 2S, dove la ventilazione è forzata, quindi non vi erano prese per far entrare l'aria e poi farla uscire, cosa che succedeva con il Mavic Pro, se non sbaglio, vediamo, dovrei avere anche un'immagine presa dell'Air 2S, eccolo qua, come vedete non ci sono prese d'aria che fanno entrare l'aria man mano che il drone cammina. Probabilmente c'è qualcosa sotto la camera, ma la maggior parte dell'aria calda viene forzatamente espulsa da una ventola. Invece, vediamo un secondo, riprendiamo di nuovo l'immagine. Questa è l'immagine di dietro, quindi qua c'è un'altra ventola. Quindi vuol dire che l'aria circola e che viene presa dalla parte davanti e probabilmente con un'altra ventola viene anche forzatamente espulsa verso fuori. Questo che cosa sta a significare? Sta a significare che è stato utilizzato un processore abbastanza potente che riscalda tanto e che quindi è necessaria maggiore spostamento d'aria per rimuovere l'aria calda. A che cosa servirà questo? Ovviamente servirà per il comparto fotografico, per fare fotografie sempre migliori, ma in particolare, osservate bene, quello che mi ha colpito, è stata questa grandissima camera per il rilevamento degli ostacoli che è molto più grande rispetto a quella di tutti gli altri droni DJI. Non solo è molto più grande, ma ha anche un vetro a 180 gradi più o meno, quindi un fisheye vero e proprio. Non solo la camera è più grande ed è, guardate, vi faccio vedere la differenza con quella dell'Air 2S. Eccola qua, vedete, è piccola, è molto molto piccola, quella dell'Air 2S, quella dell'Air 2, ma anche quella del Mavic Pro era piccolissima. Vediamo, questa è l'immagine, questo è un video dell'Air 2S in cui si vede man mano che si piega e si nota la camera veramente piccola. Nel nostro caso invece, un attimo che la riprendo, anzi prendo un rendering che era stato fatto. Eccolo qua, su questo rendering che sembra quasi una fotografia a tutti gli effetti, si nota che è veramente molto grande ed è profusa in avanti. Che cosa vi ricorda questa camera? Questa camera vi ricorda un'altra camera, anzi vi faccio vedere prima di tutto come si vedrebbe attraverso un fisheye. Questo è come si vedrebbe. Questa immagine è stata presa da uno studioso che ha
studiato appunto il rilevamento ostacoli tramite le camere fisheye, e chi l'ha adottata con una camera che ha un 220 gradi circa, o 200 gradi se non ricordo male, anzi un 200 gradi, non 180, guardate chi è lo SkyDO, che ha delle camere posizionate una a destra, una a sinistra e una al centro, proprio con questo vetro che le dà la possibilità di guardare quasi 200 gradi di field of view, quindi di visibilità. Significa forse che hanno migliorato il firmware, hanno migliorato il software per il rilevamento degli ostacoli e finalmente sono riusciti a non occludere più la parte destra e sinistra delle camere. Vedete come qui nell'R2 erano bloccate proprio nel punto in cui le due camere si andavano ad incrociare, quindi continuavano a tenere a destra e a sinistra la visualizzazione che si utilizza normalmente, la visualizzazione 3D, e questo ha permesso non solo di escludere le due camere frontali, perché ovviamente una camera più grande, una camera fisheye, dava la possibilità di guardare a 220 gradi, non dico a 360 perché significherebbe guardare anche dietro, però di avere un campo visivo molto molto più ampio. Le camere posteriori si notano leggermente, ma non si riescono a vedere, eccole qua, da quest'altro video, e probabilmente qui sopra in alto vedo due camere di quelle convenzionali tipiche utilizzate dalla DJI, ma la profusione, quindi la prominenza verso l'esterno, ancora una volta si nota con le due camere che ci sono dietro. Probabilmente qui c'è una camera a destra e qui una a sinistra, ma lo vedremo solamente quando finalmente ci arriverà il drone. Cos'altro ho notato di questo drone? Ho notato che i bracci sono un pochino sottili, ecco, probabilmente un po' più sottili di quelli dell'R2S, lo rivediamo ancora una volta quando si muove. Ecco qui. Vedete come sono più grandi i bracci. Probabilmente bisognerà fare particolare attenzione, infatti, sia all'apertura che alla chiusura, ma anche al trasporto. Sembrano più piccoli, o forse perché è più grande il corpo del drone, però a quanto pare sono un pochino più piccoli. E ultimo vi parlo dell'OcuSync. In questo drone abbiamo visto che verrà dato un nuovo smart controller compatibile con l'OcuSync 3, ma da quello che sembra, a differenza dell'OcuSync 3 che abbiamo visto appieno utilizzato nel DJI FPV, non avrà le antenne a polarizzazione orizzontale, perché da quello che sembra le due antenne sono a polarizzazione verticale, altrimenti sarebbe veramente stretta quella a polarizzazione orizzontale. Quindi sono due antenne a polarizzazione verticale. Vi ricordo che le antenne dello smart controller sono migliori, hanno un guadagno migliore rispetto a quelle del radiocomando nuovo, quello dell'R2, del Mini 2 e dell'R2S, ed infatti dicono che potrà arrivare fino a 15 km di distanza. Ovviamente queste distanze sono senza ostacoli e soprattutto con le potenze FCC. Se non ricordo male, il radiocomando, lo smart controller è anche un po' più potente rispetto a quello delle c'ha un IRP maggiore, proprio perché appunto le antenne sono migliori rispetto al radiocomando, quello diciamo senza il monitor, e quindi è probabile che sarà un OcuSync 3, ma senza l'utilizzo della doppia polarizzazione. Avrà a disposizione il MIMO, cioè significa che il drone avrà due antenne, avrà quattro antenne. Questo in realtà non lo sappiamo. Sicuramente continuerà ad avere le antenne sui bracci
anteriori, perché vediamo un secondo, perché ha le zampette e quindi si presuppone che abbia anche lui le antenne a polarizzazione verticale. Staremo a vedere man mano che ci saranno i teardown, magari che quando ci saranno i primi pezzi che verranno venduti, cercheremo di capire se nei bracci posteriori ci sono le antenne o le hanno posizionate da qualche altra parte. Questo è tutto quello che ho potuto notare guardando le immagini che ci ha mandato Sita. Ciao a tutti quanti.